Fabio, questa settimana le buone notizie non arrivano dal campo, ma andiamo a parlare invece della copertura della tribuna centrale Nicola Ceravolo, che pare sia ormai cosa fatta, nel senso che l'aggiudicazione dovrebbe essere ad ore. Sì, per fortuna c'è stata un'accelerata almeno da questo punto di vista, perché in un momento, come dici tu, molto complicato per i tifosi del Catanzaro, si apre almeno uno squarcio di sereno per quanto riguarda la copertura della tribuna, che è diventata, lo abbiamo detto tante volte, così come la curva ovest, veramente una struttura anacronistica. Qualche giorno fa c'è stata l'approvazione del progetto esecutivo dell'ingegnere Magro, per cui si è proceduto poi alla determina con la quale si dovrà procedere all'assegnazione dei lavori. Non ci sarà un bando di gara, ma ci sarà una procedura negoziale perché i termini, come dicevi tu, sono abbastanza stringenti. Entro il fine di ottobre dovrà essere trovata, assegnata, quindi assegnati i lavori alla ditta prescelta e bisognerà immediatamente dopo aprire il cantiere. I tempi poi per la realizzazione sono abbastanza lunghi, entro marzo Marzo 2026. 2026, e questo comporterà naturalmente la necessità di verificare eventuali inagibilità parziali dei settori, ma non corriamo così oltre. Il dato positivo è che probabilmente fra un anno e mezzo avremo una tribuna tutta nuova, finalmente. Bene, gentili telespettatori, è tutto per questa anteprima. Rimanete con noi perché fra qualche istante partirà la sigla di RTC Catanzaro Sport. Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati per questo ottavo appuntamento stagionale con RTC Catanzaro Sport, la trasmissione di approfondimento sulle vicende delle Aquile Giallorosse che va in onda ogni lunedì con inizio alle ore 21. Come sempre siamo in onda in TV, sul web, sul canale YouTube di RTC e anche in radio su RTC Radio Catanzaro. E a proposito di radio, vi ricordo che anche in questa nuova stagione calcistica potrete seguire le radiocronache in diretta avendo la nostra emittente acquisito i relativi diritti. Non va oltre il pari il Catanzaro, impegnato ieri pomeriggio al Ceravolo contro il Modena, sceso tra l'altro in campo in formazione rimaneggiata per via dei tanti elementi infortunati. In realtà ci si attendeva una svolta che ancora una volta non c'è stata. Una squadra, quella di Caserta, sempre alla ricerca di una propria fisionomia e che, come ammesso dallo stesso tecnico a fine gara, a livello di gioco purtroppo ha fatto un passo indietro. Comunque, prima di addentrarci in quelli che saranno i temi di questa serata, ricordo a tutti i telespettatori il numero per prenotarsi ed intervenire per esprimere le loro opinioni, ovvero 347 0101 568, ripeto 347 0101 568, ricordando agli stessi che potranno anche inviare messaggi tramite WhatsApp al numero 347 45 10 582, ripeto WhatsApp 347 45 10 582. Bene. Assente questa sera il mio compagno di viaggio Alberto Scervo per una leggera indisposizione, ma che comunque sentiremo via cavo. Saluto l'altro mio compagno di viaggio Fabio Migliaccio e nel Buonasera a tutti. contempo vado a porgere il benvenuto in trasmissione ai nostri graditi ospiti, l'avvocato e opinionista Paolo Carnuccio, grazie Buonasera e Paolo, grazie per l'invito. e il collega Antonio Strongoli, anche lui avvocato, ringraziandoli per aver accettato cortesemente il nostro invito. Buonasera, grazie a te per Bene, l'invito. allora, dicevamo, Paolo, cominciamo appena è pronto il collegamento con Alberto Scervo, avremmo il piacere, Fabio, di salutarlo, Certo, di augurare il di prossimo, scambiare di principalmente due scambiare, chiacchiere, conoscere le sue conoscere qual è la sua. impressioni. A parte il fatto che poi ti attende poi il Per compito le per le pagelle. pagine. Vabbè, allora,
Un ennesimo pareggio, Paolo, mi pare il quinto in queste prime 8 giornate di campionato, il terzo casalingo, a dimostrazione che proprio questo Catanzaro stenta a decollare. Fa fatica sul piano del gioco, fa fatica sull'organizzazione, fa fatica anche sulla finalizzazione, tiriamo poco in porta, non riusciamo a mettere gli attaccanti nella condizione migliore per poter battere a rete. E ieri si è fatto, come dicevi giustamente tu, un passo indietro, l'ha riconosciuto anche mister Caserta. Lui è il primo a rendersi conto di queste difficoltà e a provare sempre qualcosa di nuovo. È chiaro però che di buono c'è solo il risultato, perché altrimenti continuando così e non riuscendo a trovare il bandolo di questa intricatissima matassa si finisce poi per entrare in crisi di prestazioni e questo è molto preoccupante. Alberto, se ci sei batti un colpo. Sì Mario, ci sono. Ah, buonasera, ciao Alberto. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto le tue condizioni di salute. Si migliora, ma oggi non era il caso di uscire. Forse non volevi esporti, ma abbiamo pizzicato lo stesso. Invece è piaciuto quando ti ho parlato. Lo so, era una battuta. Allora, questo Catanzaro diceva a Paolo che non riesce ancora a decollare. Qual è la tua opinione dopo aver visto ieri la partita, sia pure in televisione? Questa è una squadra che è molto in difficoltà, e ha ragione Paolo, nel senso che è una squadra che non ha un granché di gioco, ha una serie di difficoltà proprio di impostazione. In realtà il posto si arriva raramente, non si riescono a costruire azioni positive, anche ieri insomma i gol sono arrivati un po' casualmente. Purtroppo quello che bisogna mettere in evidenza è l'assoluta mancanza di idee sul gioco che si intende fare, questo è il problema, perché nelle ultime due giornate in particolare tra Salernitana e questa partita con il Modena in realtà si è fatto veramente un doppio passo indietro, qualcosa si era intravista ma ormai quel poco che si era intravisto non esiste più, quindi mancano proprio idee. Io non ho capito bene qual è l'idea di gioco che si vuole mettere in campo, non si riesce a comprendere, questa è la verità. Bene, Alberto, se puoi trattenerti ancora qualche minuto, a parte il fatto che poi ci sentiremo, che hai già compreso quando. Per il Barcellona. Però stasera devo dire che Fabio non è preoccupato, Alberto. No, ma non c'è da prudere, perché non ha mai da preoccuparsi. È un gioco che stiamo facendo da Ciao professore, buonasera. Sono più preoccupato del Catanzaro che delle mie pagelle, devo dire la verità, dopo ieri. Sono d'accordo con te, poi ne parliamo. Anch'io, sono molto preoccupato. Bisogna dare, come dire, tempo a Caserta, fiducia a Caserta, perché ci sono queste due settimane, però lui deve trovare un po' il bandolo della matassa, perché la mia sensazione è che proprio non ci sia l'idea di come si voglia giocare, questo è il senso. Ma si può trovare nell'immediatezza, Antonio, questo bandolo della matassa? Che dici tu? Qual è la tua... Guarda Mario, si deve trovare perché comunque le partite scorrono, non ci sono squadre cuscinetto, per cui... non c'è nemmeno l'attenuante, cioè ha incontrato le migliori della classe, no, anzi addirittura si è incontrato praticamente quasi tutte le neopromosse sulla carta, al netto di quello che emerge in campo dovrebbero essere quelle le squadre più abbordabili. Io è stato già detto tutto, io mi associo completamente a quello che ha detto Paolo, alla riflessione del professore Scerbo, aggiungo soltanto che a mio avviso quella di ieri non è un punto guadagnato, sono due punti persi, come dicevi giustamente tu, era un Modena fondamentalmente a mio avviso è apparso completamente evanescente, si era detto è forte sui calci piazzati, si è preso gol sui calci piazzati, si era detto cercheranno la transizione in contropiede essendo sprovvisti di quelli che sono i giocatori più importanti, e si è preso gol in contropiede, peraltro un contropiede assurdo considerando che era il 54esimo se non ricordo male, per cui
qual è il motivo di riversarsi completamente in avanti. Quindi è sicuramente un a differenza delle partite precedenti, vi è un ulteriore problema che è l'aspetto mentale. Cioè, a parte la rincorsa, gli ultimi istanti, ma dettati anche dall'incitamento, comunque dalla pressione del pubblico, è un Catanzaro che ha staccato più volte la spina nel corso della gara, consentendo a una squadra che onestamente è venuta qua per cercare di limitare i danni, di rischiare di vincere la partita. Per cui questa la situazione è preoccupante, è una squadra che dopo due partite ha cambiato nuovamente modulo. Quindi il modulo che all'inizio era individuato come diciamo provvisorio in ragione di alcune emergenze o dal fatto che non ci fosse stato tempo per recuperare alcuni infortunati o di lavorare sul modulo, è diventato il modulo con il quale ci cerca di trovare il bando della matassa. Quindi le problematiche sono tante, ma avremo modo di parlarne nel corso della puntata. Fabio, si attendeva veramente con ansia, forse poca preoccupazione in questa gara con il Modena, per tentare di arrivare a questo secondo successo stagionale e cercare di abbandonare quella posizione, proprio a Catanzaro che non può stare là, visti i suoi trascorsi, ma quelli appartengono al passato. Sì, mi viene da dire che noi avevamo interpretato, almeno io avevo interpretato la gara con la Salernitana in funzione di quella di ieri. Nel senso che avevo, come dire, accettato anche il fatto che il Catanzaro non avesse disputato una gara all'altezza, perché mi aspettavo invece che quella dovesse essere una sorta di gara propedeutica per poi giocarsi il tutto per tutto, nel senso della ricerca della vittoria nella gara di ieri. Invece ieri, e perciò sono preoccupato, ho visto un preoccupante passo indietro. Mi verrebbe da dire, quasi in modo provocatorio, che il problema dell'assenza di gioco è diventato marginale. E invece sono maggiormente d'accordo su quanto diceva Antonio, cioè il fatto che questa squadra ha perso equilibrio, ha perso l'equilibrio mentale. Questo può anche capitare dopo aver preso un gol, magari in un momento in cui stai giocando discretamente bene. Ma il problema è che questa squadra non ha equilibrio tattico. Ci sono dei momenti della gara in cui perde totalmente la gestione, per cui rischi l'imbarcata. Allora, il gol del 2-1 è un gol che andrebbe studiato proprio per come non ci si posiziona in campo. E lì, secondo me, ma so che il dibattito sarà rovente su questo, la responsabilità è dell'allenatore, ma anche dei giocatori, perché voi mi dovete spiegare per quale motivo 8 devono andare nell'arietta piccola al 55esimo sul risultato di 1-1. Poi, tra l'altro, devi ripartire contro vento, ti muovi male. E dopodiché la sensazione è che tu potevi prendere un'imbarcata dal Modena, che era venuto praticamente privo di degli attaccanti. Allora io vorrei capire perché sono state fatte determinate scelte, se tu a Salerno avevi trovato un assetto difensivo, perché l'hai cambiato, perché nel momento in cui stai perdendo, invece di mettere un terzino e ne hai tre, metti un altro marcatore che è Scognamillo, che poi finisce per farti praticamente quello che avrebbero dovuto fare giocatori di altra appartenenza, come dire, di ruolo, perché è stato praticamente fisso in avanti. Ma una serie di scelte, alcune possono essere anche soggettive e non valutabili, perché l'allenatore è Caserta, ma qualche altro oggettivamente non ce lo siamo spiegati. Io vorrei tornare su Kutsupias, che aveva fatto bene nelle gare precedenti perché c'era un determinato modulo. Mettere Kutsupias in una sorta di centrocampo a tre, mi pare di aver capito, perché poi non è che ci abbia capito molto, e mettere Pompetti da mezzala dall'altra parte. Insomma, ieri ha regnato veramente la confusione. Poco possesso palla, Catanzaro che soffre della pressione alta dei canarini, e poi marcature così, tanto per... si chiamano marcature, ma non sono mai state marcature. E ormai ci affrontano uomo su uomo, Juve Stabia, Modena, anche un po' la Carrarese. Ci hanno studiato, sanno che noi non riusciamo ad avere fluidità nel palleggio. Ieri per esempio, Petriccione si abbassava per cercare di fare il play, ma non trovava le linee giuste di passaggio. Gli esterni troppo lontani e fuori ruolo come caratteristiche. Era una difesa di 4 tutto sommato, perché Situm si metteva sulla stessa linea dei difensori, quindi era un 4-1-3-2
Insomma, sono d'accordo con Fabio, tanta confusione sulle linee, sulla struttura, sull'identità, e questo quando hai tanti giocatori, se tu non trovi immediatamente il sistema, avere tanti giocatori complica le cose. Perché? Perché è chiaro che l'allenatore li vede ogni settimana e quindi noi possiamo dire doveva giocare questo al posto di quell'altro, col senno di poi. Però rimane che cosa? Rimane il fatto che lui stia smuovendo partita dopo partita ruoli, giocatori, posizioni, non facendo tesoro di quelli che sono gli elementi positivi di cui anche Fabio parlava, anche lo stesso Koulibaly per esempio, no? È un giocatore che negli ultimi 10-15 minuti con la Salernitana aveva provato a dare un po' di equilibrio e quindi il fatto paradossalmente di avere tanti giocatori doppi per ogni ruolo, se non trovi una struttura diventa un aggravante e questo complica non poco le cose. Alberto, ci sei? Sì, ci sto. A proposito di quello che diceva Paolo, qua, grandi giocatori sì, però numerosi, 29 mi pare che siano i calciatori che magari non vengono utilizzati per come dovrebbero, insomma lasciamo stare 3-5-2, 4-2-3-1, questi sono tutti numeri, ma è solo una questione tattica, Alberto? No, è un insieme di cose, io sono d'accordo con, guarda, io sono d'accordo innanzitutto con Antonio, perché io penso che si sono persi due punti, non si è guadagnato un punto. O meglio, si è guadagnato un punto perché stavamo perdendo 2-1 fino alla fine, quindi solo per questa ragione, ma in realtà sono due punti persi, come sono stati due punti persi a Cittadella e così via. Insomma, in realtà noi stiamo perdendo punti perché fondamentalmente non costruiamo gioco. Il problema è questo, non si costruisce gioco, il centrocampo non funziona perché così come è impostato in grado di fare costruzione di gioco. Sono d'accordo con Fabio anche sul discorso di Kurtupias, cioè qual è la caratteristica di Kurtupias? Non è quella di fare il centrocampista, come non è un centrocampista pagano. Metterlo a fare il centrocampista, il terzo il centrocampista funziona. Tra le altre cose aveva fatto una partita, quella precedente, insomma forse sarebbe stato il caso di lasciarlo dove lui sa giocare meglio. In realtà ci sono molti calciatori che sono assolutamente fuori ruolo, che giocano in ruoli che non sono i propri e che non danno la forza necessaria. E poi secondo me c'è confusione in campo, ma c'è confusione anche fuori dal campo, perché anche lì le sostituzioni sono state fatte in maniera abbastanza estemporanea, cioè cercando di vedere come recuperare la partita, perché c'era ormai il tempo stava dando indicazioni che si andava verso una sconfitta. Allora tutte queste cose in realtà devono essere prese in considerazione, ma l'idea che, o meglio, il pensiero che Cassetta si deve fare un'idea precisa di quali sono i giocatori a disposizione, di come vuole giocare e possibilmente cercare di usare i giocatori per quelli che sono i ruoli che loro hanno e le caratteristiche che loro hanno. Cioè, giocare in maniera diversa significa in realtà non consentire a nessuno di avere idea di qual è il gioco che deve essere realizzato. Qua c'è poco da fare. Solo dall'inizio che si vede che il centrocampo ha molte difficoltà, soffre moltissimo. Petriccione non riesce ad essere il metronomo della squadra perché in realtà non ha mai gli spazi per poter impostare, per poter costruire. Poppetti gioca una volta da un parte, una volta dall'altra, no? E lì non si capisce bene qual è la sua posizione in campo e tutto questo non facilita affatto la situazione, c'è poco da fare. Lui si deve fare idee prima di tutto di come vuol giocare e come impiegare il calciatore nel migliore dei modi. Bene Alberto, allora noi per il momento ci salutiamo, però okay. Resta poi, seguici sì. In TV perché poi ti chiamiamo al momento del pagellone di Fabio, va bene? Okay. Seguo e buon approfondimento. Grazie Alberto. Allora Antonio, diceva i giocatori ci sono, sono tecnicamente, non so se voi siete d'accordo che tecnicamente la squadra è superiore a quella dello scorso anno, presi singolarmente. Poi
nell'amalgama e nel gioco magari siamo inferiori rispetto. Non si può giocare ad occhi chiusi come si giocava la passata stagione. Però, allora, tattica a parte, i giocatori entrano in campo, io l'ho visto, timorosi, sfiduciati, cioè qualcuno fa solo quel compitino assegnato, se lo fa, ma soprattutto come mai ancora dopo 8 giornate, tattica a parte, non si riesce a trovare questa benedetta quadra? Guarda Mario, allora è pacifico che ci sia un momento di confusione. Questo non lo dico io che non sono un tecnico, ma noi abbiamo il terzino dell'Under 21 che non ha giocato un minuto. Abbiamo Pittarello 5 gol, Lamantia 9, Buso 9, Compagnon 5, Iemmello 17, Biasci 11. Cioè abbiamo preso calciatori che l'anno scorso hanno segnato tutti questi gol qua e non riusciamo... Cioè, fare un gol è un qualcosa di, è un'impresa titanica, quindi qualcosa che non torna, c'è fondamentalmente dei calciatori dell'anno scorso, abbiamo venduto soltanto Van de Put, perché Pulignati possiamo dire che abbiamo preso un signor portiere, che è l'unica, a mio avviso, forse la nota maggiormente positiva di questi inizi di stagione, per cui fondamentalmente, cioè, questa squadra è sulla falsariga di quella dell'anno scorso, al di là del Verna di turno, ma che comunque sono stati presi calciatori egualmente forti. La società si è mossa in maniera importante, ha preso giocatori di primissimo livello. Allora, a mio avviso, di certo Caserta è quantomeno in confusione. Perché? Perché la quantità e le caratteristiche dei giocatori acquistati non collimano, ad esempio, con lo schema con cui ha giocato ieri il Catanzaro, perché è impossibile avere 6 esterni per 2 posti. Allora, noi ci fermiamo un secondo. Ho visto che mi segno. Tra messaggi e telefonate, come è successo la settimana scorsa. Allora, cominciamo a sistemare un po' i messaggi mentre io do via libera alla prima telefonata. Pronto, buonasera. Preghiamo di essere un po' strimensiti per dare spazio a tanti. Grazie. Buonasera. Buonasera, prego. Saluti a tutti. Strimensiti ci sarebbe da parlare per ore, però arriviamo a noi. Diciamo, il campionato nelle migliori condizioni, cioè 4 partite, 3 in casa. Andiamo a Cittadella, ti mancano 5 calciatori. Ieri giochiamo con una squadra che ti mancano 10 titolari. Cioè, c'erano tutte le condizioni per iniziare il campionato tranquillamente e non trovarci in questa situazione. Cioè, io non discuto già prima che arrivasse Caserta, perché prima lo voglio vedere, però adesso le conclusioni, giustamente come state dicendo un po' tutti, sono che è cambiato, che non è in uno stato confusionale, lo vediamo anche nelle dichiarazioni post partita, perché è meglio se non parla, perché quando parla cerca di spiegare e fa solo danni. Non mi può dire che è soddisfatto a Salerno, oppure ieri che ha fatto un passo indietro rispetto a quando. Cioè, se lui parla della partita della Salernitana è assurdo. Sicuramente la società ha fatto la sua colpa, cioè comprare 13 calciatori, ma bisogna anche metterli in campo. Cioè, parlare tra di loro prima di fare una campagna acquisti del genere, traducendo quella che era la vecchia squadra. C'è l'unico calciatore che a mio modesto avviso probabilmente serviva, un della morte che ne abbiamo parlato tanto, per fare da collante e dare agli attaccanti la possibilità di andare a rete, non è stato preso, è stato preso poi un mezzo ragazzo. Cioè, a questo punto mi tengo su una. Cioè, ecco, ci sono tante cose che secondo me non possiamo andare avanti così, questo dico. Certo, è stata chiara la sua disamina, grazie. Allora, la ringraziamo, buona serata. Provo a leggere qualcosa riassumendo. Allora, innanzitutto partiamo dall'Europa centro-settentrionale, diciamo così. Gli amici di Heilbronn oggi sono di cattivo umore, perché dicono: prepariamoci a calcare nuovamente i campi di Torre del Greco e Giuliano. Il presidente noto faccia 2 passi indietro e, vista la congiunzione astrale favorevole, vada a riprendersi mister Vivarini prima che sia troppo tardi. Toni da Chiavari dà un consiglio a Fabio Caserta: fai giocare sempre
Koulibaly, Sek e Lamantia, forse Catanzaro. Un segnale di ottimismo dal ragioniere Francesca Melio della parrocchia di Materdomini, che dice: ieri la Juve ha pareggiato in casa col Cagliari e noi non possiamo pareggiare col Modena. La Salernitana ha fermato a maggio il Milan e ieri ha vinto a Palermo, quindi sono sicuro che arriveranno dei filoni di vittoria. Invece Domenico da Catanzaro dice: credo che la misura sia colma, ieri Caserta era in stato confusionario evidente. Federico da Catanzaro: la squadra non ha un gioco, le partite non sono servite per trovare la giusta quadra. Quanto tempo necessita ancora Caserta, se la società vuole difendere la categoria oppure ambisce a ritornare in Lega Pro? E sulla stessa falsariga c'è un altro telespettatore che fa una battuta, anzi penso sia una telespettatrice, Jessica, che dice: e se ci fosse l'esigenza economica di tornare in Serie C, Oronzo, Canà, Docet. Buonasera da Vitaliano Procopio. Sicuramente non ci sono grandi idee di giochi, abbiamo regalato il 2-1 al Modena al 50° minuto sul calcio d'angolo, però non vedo questo grande passo indietro. Almeno abbiamo fatto 9 tiri di cui 5 in porta, che non sono certamente tanti, ma è un passo in avanti rispetto alle ultime partite. Certo, se consideriamo, Paolo, che a Salerno abbiamo fatto un tiro in porta, sì. Ieri siamo andati d'oro, sì. Si fa partire il primo tiro dopo 25 minuti di scognamello che è andato al suo attraverso. Posso agganciarmi a quello che dice? Leggo due messaggi velocissimi che sono interessanti e chiudo. Giuseppe Oriolo dice: anche nello studio di RTC mi sembra si sono perse quelle poche speranze che ancora c'erano. No, non si sono perse le speranze, è solo una valutazione sulla gara di ieri, perché abbiamo anche necessità di fare una disamina gara per gara. Poi leggo velocissimamente il messaggio di Marco Mercurio per dirgli che ne parleremo sicuramente. Vuole parlare del rigore di Pittarello, del VAR e di quello che è successo ieri a Catanzaro. In effetti ieri, secondo me, il peggiore arbitro VAR eterna che abbia mai visto negli ultimi, non mi fare dire, quanti anni. Posso fare una considerazione velocissima anche su quelle che sono state le difficoltà, perché prima si parlava dello scorso campionato. Il Catanzaro ha costruito in 2 anni una mentalità, una idea, un qualcosa che quest'anno, quando è andato via Vivarini, si poneva sempre come una difficoltà, ma non per le caratteristiche diciamo del tecnico in sé per sé, ma per il profilo del tecnico che bisognava andare a prendere. Si è preso un tecnico in ritardo, si è preso un tecnico che non ha avuto tutti i giocatori a disposizione, ma probabilmente il vero, diciamo, la vera questione è se questo tecnico era il profilo giusto per continuare quel tipo di costruzione, quell'idea di gioco. E quindi per i giocatori che in questi 2 anni avevano consolidato le loro prestazioni, perché quelli che dicevi tu, in realtà i giocatori come Iemmello, Biasci, lo stesso Scognamillo, nella loro carriera l'anno scorso hanno fatto le migliori prestazioni, avevano costruito e sedimentato un'idea di come in realtà loro avevano certo, diciamo, erano riusciti a portare avanti. E quindi da qui la depressione, da qui la frustrazione, da qui la perdita diciamo quell'aspetto mentale da parte di questi, e nei confronti dei nuovi, di quelli che sono arrivati senza condizione o comunque senza amalgama o quant'altro, la necessità di avere del tempo per poter diciamo inserirsi all'interno di questo tipo di idea, se c'è, di gioco di Caserta. Ma il problema è a monte, se cioè il profilo di questo allenatore poteva essere compatibile con quello che noi avevamo costruito in 2 anni. Questo è il vero problema. Beh, posso aggiungere? E i giocatori che sono stati acquistati sono compatibili eventualmente col modulo di Caserta? Rilancio provocatoriamente, ma questo me lo deve dire, io non lo so, può essere che quello che tu stai dicendo è sbagliato, però me lo deve dire Floriano Noto e me lo deve dire Ciro Polito, perché Floriano Noto si è seduto l'unica volta che l'abbiamo sentito in conferenza stampa e ha detto che quella è una scelta sua, che è una scelta ponderata e che l'avrebbe voluto prendere l'anno scorso. Allora io vengo al discorso, è chiaro che questo discorso che sto facendo nei confronti di Noto, di Polito, di Caserta è provocatorio, però io voglio spostare il campo fuori dal campo, uso volutamente questa
questa ripetizione, perché i successi che vediamo in campo nascono da fuori. Allora voglio dire, possiamo avere una presa di posizione netta da parte della società, non da Ciro Polito, che è il direttore sportivo e che tra l'altro nell'ultima conferenza stampa ha dato le sue risposte, che possono piacere o meno, ma le ha date. Ma io voglio sentire dalla proprietà del Catanzaro, dalla società del Catanzaro, che la scelta di Caserta è una scelta ponderata, che è una scelta convinta e che non è un volere prolungare un'agonia, perché questo spiega anche tante titubanze in campo di Caserta e dei calciatori. Specialmente, mi riallaccio a quello che diceva Paolo, implicitamente finisco per dargli ragione, che è proprio la vecchia guardia quella che è un pochettino più smarrita. Allora, riusciamo ad uscire da questo equivoco di fondo? Vogliamo dire che questo è il gruppo che noi volevamo, questo è l'allenatore che volevamo, il direttore sportivo che volevamo, sgombrando un po' il campo a tutte quelle critiche? Perché diciamo la verità, Caserta ha delle critiche che sono nate nel momento in cui è stato scelto, quindi tante critiche nei confronti di Caserta sono prevenute. Allora qui c'è bisogno di una società forte che faccia sentire la sua voce. Allora abbiamo ancora qualche minuto, completiamo il giro. Posso dare un risultato? È Crotone-Avellino, l'Avellino ha concluso il primo tempo in vantaggio per 1-0 con gol di Sunas. Era un dato che secondo me andava dato. Allora, alla luce di quello che ha detto Paolo e di quello, dei messaggi che sono arrivati, cosa, per chiudere questa prima parte, che cos'è che bisogna subito fare, che cosa deve fare subito Foresta, sia dal lato fisico, dal lato mentale, da tutti i lati, perché qua tutti i lati fanno acqua. Allora, cosa deve fare Caserta, sarei un presuntuoso a dirlo io. Io posso di certo dire che, ricollegandomi al discorso di Paolo, io ripeto per l'ennesima volta, rischio di essere ridondante, sì, sottoscrivo tutto, ha perfettamente ragione. Aggiungo soltanto una cosa, che comunque in Serie B, cioè a determinati livelli, soprattutto per l'alchimia che si è formata, quando si ha uno zoccolo duro della portata di quello del Catanzaro, non è che si prende un allenatore senza, diciamo, compulsare se la squadra è quantomeno d'accordo, per cui diciamo che c'è un concorso di colpe qui. A mio avviso in questo momento bisogna sedersi tutti quanti a tavolino, ma tutti gli addetti ai lavori, io questo è quello che farei se fossi il presidente, idealmente siederei tutti quanti a tavolino per capire qual è il problema e quali sono le incompatibilità, e dopodiché si fa un rapporto costi-benefici e si cerca di scegliere, perché è di tutta evidenza che qualcosa non torna. Ci può essere brevemente, perché un'altra telefonata, incompatibilità tra i giocatori che sono stati scelti, fermo restando della vecchia guardia che abbiamo detto. Ci potrà essere incompatibilità tra i nuovi acquisti e quelle che sono le idee, che poi le idee, ma bisogna metterle in pratica sul campo di Caserta. Per la vecchia guardia c'è frustrazione in questo momento. C'è frustrazione perché non riescono a ritrovarsi all'interno di quella idea. Per i nuovi c'è bisogno di tempo. Perché? Perché c'è bisogno di condizione, sono arrivati tardi, lo avete detto l'altra volta, avete intervistato. Alla classifica non può aspettare, siamo già 8 giornate, il campionato di Serie B, lo sappiamo. Ecco perché il tempo della riflessione, tra la frustrazione e la necessità del tempo. La scorsa settimana avete chiesto a Compagnone e lui ha detto che non sapevano neanche come si chiamava. Beh, questo... è una battuta, cioè quando chiama la palla in campo. No, io l'ho fatto quando, ma era, quella è una giustificazione, no, giusto, per il tecnico, quando è arrivato Dembasé, che è entrato dopo 2 giorni, non conosceva secondo me i nomi dei compagni. Questo, però questo diciamo che è a beneficio di Caserta. Io faccio la risposta anche se non mi hai fatto la domanda. Io non credo molto nei turnover, non credo nelle alternanze, non credo nelle doppie squadre. Questo non riescono a farlo l'Inter, non riesce a farlo il Milan, la Juventus, figuriamoci il Catanzaro. Quindi secondo me la riflessione di Caserta in questi 15 giorni è trovare un modulo equilibrato, e naturalmente io sono convintissimo che lui sia in grado di farlo, ma lo deve fare. Cioè, io sono del parere che se Scognamillo e Brighenti fanno quella partita a Salerno, devono rigiocare Scognamillo e Brighenti. Io sono forse legato a una vecchia concezione del calcio, per me ci sono i titolari e ci sono le riserve, e le squadre ingranano
quando il mister ha capito quali sono i titolari. Volevo sentire su questo anche il parere di Paolo, però dopo la seconda telefonata. Pronto, buonasera. Buonasera, mi chiamo Salvatore. Senta, io volevo dire, in soldoni, in un campionato molto strano, dove ricordiamoci che c'è il Pisa che non ha fatto neanche playoff, primo in classifica, lo Spezia si è salvato all'ultima giornata, secondo, vabbè. Però io vedo nella stampa catanzarese, compresa voi, un pessimismo proprio nato, e una grossa malafede invece nel pubblico catanzarese, perché fermo restando che sono anch'io d'accordo con voi che Caserta ancora non ha inquadrato bene il discorso, io non vedo Petriccione e Pompetti che possono giocare insieme, ma questa è una mia presunzione. Però vorrei dire al pubblico di Catanzaro che Caserta non è stato citato il primo giorno soltanto e solo perché ha allenato il Cosenza. E questo non fa altro che il male, perché molta gente vuole l'esonero di questa persona. Poi dicessero loro chi l'allenatore che ci fa andare in Serie A quest'anno. E poi un'altra cosa la vorrei dire alla società: Caserta lo vogliamo o non lo vogliamo? Lo vogliamo difendere o lo vogliamo esonerare? Perché io di questa società non ho capito, ogni tanto se ne esce pulito con si dice che Caserta rimane. Allora bisogna essere chiari: o puntare su Caserta o no. Però massacrare una persona come Caserta, tra le altre cose ho avuto modo di parlare, una persona squisita, mi sembra... Molto squisita, aggiungo molto squisita. Molto in malafede. Allora, diamogli tempo, perché poi voglio dire una cosa, abbiamo 8 punti. Se ieri il tifoso ha detto il rigore di Pittarello, ma guardi che la cosa assurda non è il rigore di Pittarello. Il rigore assurdo è quello di Lamantia sulla rovesciata, quella è malafede pura dell'arbitro, perché io ci posso vedere o meno la gamba di Pittarello, ma quello di Lamantia è una cosa vergognosa. E a quest'ora parlavamo d'altro, perché avevamo 10 punti. Concludo nel dire, allora, ai tifosi catanzaresi, che non c'entra nulla che il ragazzo ha allenato il Cosenza, io mi auguro che con Caserta rifaremo i playoff. E alla società che sia chiara, io sono uno che dice che noto a tutti i costi, perché solo con Noto noi vedremo un giorno forse la Serie A, solo con il presidente no. Perfetto, però, grazie, grazie. Il Polito dica se Caserta deve rimanere o meno. Grazie della sua disamina, grazie, grazie, buona serata. Sì, no, volevo un po' commentare questa chiamata, per tanti versi condivido, tante cose le abbiamo proprio dette, cioè il fatto che la società debba uscire allo scoperto, che c'è una prevenzione dei conforti di Caserta, rispondo un po' per la trasmissione. Non siamo pessimisti, tant'è che lunedì scorso ci hanno accusato addirittura di essere complici di questo stato di cose. Noi abbiamo detto... Non siamo né complici contrari a questa situazione. Noi diciamo solamente questo. Ieri io, almeno e qui parlo di me stesso, ho commentato una partita che non mi è piaciuta. Non siamo per l'esonero di Caserta, perché io faccio un esempio. Parlo della Roma, ma mi avvicino molto di più alle nostre cose. La Sampdoria ha cambiato un allenatore, secondo me, troppo presto, dopo averlo confermato, e adesso si sta bruciando anche il secondo, che è Sottili, così come è capitato alla Roma di Juric. Io penso, e l'ho detto sempre, e torniamo indietro ai tempi di Calabro, che prima di esonerare un allenatore bisogna pensarci. Però è altrettanto vero, e sono d'accordo con quello che ha detto Salvatore, che bisogna capire se l'allenatore ha la fiducia della società, altrimenti è un prolungare un'agonia. Allora, mentre pregherei la regia di effettuare il primo collegamento previsto, e volevo che tu... Per un allenatore è facile lavorare quando c'è serenità, e la serenità te la danno i numeri e i risultati. Poi arrivano con un episodio, arrivano con un rigore, arrivano con come arrivano,
però è chiaro che la vittoria, lo diceva anche in conferenza il direttore Polito, no? È quella scintilla che può dare all'allenatore quella serenità per poter trovare il famoso bandolo della matassa. Lavorare sotto pressione, e torno a dire, con una rosa che ha doppi giocatori di pari livello, a pari condizione, che ti mandano in difficoltà, sul discorso che faceva Fabio, cioè quello di trovare un sistema definitivo, un 11 titolare e giocatori che in realtà devono subentrare. Bene, allora ci fermiamo perché abbiamo il primo ospite. Da calciatore nel ruolo di centrocampista è stato tra i protagonisti dello scudetto del Milan nella stagione 78-79, debuttando tra l'altro proprio con la maglia del Milan, ha disputato 120 gare e ha segnato 10 reti. Come allenatore conosce la B come le sue tasche, e quasi 30 le presenze, 380 partite da allenatore, con 4 promozioni: Venezia, Napoli, Piacenza e San Biase, mamma mia che ho detto, questa è stata Sampdoria, chiedo scusa. E poi un curriculum da allenatore, ha allenato grandi società, Napoli, dicevo, la Regina, il Livorno, il Modena, il Catania e la Juve Stabia. Abbiamo il piacere, siamo onorati di avere ospite qui questa sera a RTC, Walter Novellino. Buonasera Novellino. Buonasera a tutti voi, grazie della chiamata. Grazie a lei per aver accettato cortesemente il nostro invito. Allora, subito, come mai questo Catanzaro, secondo lei, non riesce dopo 8 giornate di campionato e dopo quanto è successo la passata stagione, stenta a decollare? Beh, direi la passata stagione è stata magnifica, no? Ha fatto un campionato straordinario. Quest'anno è chiaro, ha cambiato un po' tutto, ha cambiato il modo di giocare. Io credo che ci vuole un attimo di pazienza, quindi sono Casetta è molto bravo. Io credo che è soltanto la condizione fisica, è ancora non è ottimale, ancora non c'è quella. Quella condizione per poter permettere alla squadra di partire. Il campionato di Serie B è un campionato lungo, non è detto che adesso si fa fatica e poi conta dopo dicembre, bisogna fare i conti, da dicembre in poi il campionato inizia, è un altro campionato, è chiaro che in questo momento hai in difficoltà qualcuno mungola. Io credo che la gente che chiaramente vede che la squadra fa fatica, chiaramente non è contenta, però è una squadra che è stata costruita con un conjunto che è compulito con Caserta, sono gente che hanno vinto dei campionati, sono gente che conoscono il campionato. E non è, credo che non è una questione di difficoltà, è soltanto una questione di tempo. Bene, allora il nostro opinionista, l'avvocato Paolo Carnuccio. Buonasera mister, buonasera. Lei ha allenato in piazze importanti, anche superando momenti di difficoltà. La domanda che le faccio è: quando un allenatore è sotto pressione perché anche i risultati stentano ad arrivare e comunque diciamo sotto il profilo del gioco si deve avere pazienza, e sono d'accordo con lei perché molti giocatori non sono anche in condizione, avere una rosa molto ampia come quella del Catanzaro è un vantaggio o uno svantaggio nel cercare immediatamente quella che è la soluzione prima di aspettare dicembre per tirare le somme? Io credo che sia un vantaggio, perché al di là che uno possa pensare chissà che è un vantaggio nei momenti di difficoltà, un allenatore ha scelta e ha delle scelte importanti. Io, come ho detto, non è una questione di giocatore, è una questione soltanto di condizione fisica che ancora non è ottimale. Io sono convinto che
più avanti va la squadra e più risponderà bene, perché Fabio è uno che prepara bene le partite, è uno che è molto attento, è molto curato nel lavoro, è uno che lavora tantissimo sotto l'aspetto anche fisico. Può darsi che anche la squadra non è in condizione fisica, sono convinto che più gioca, più vanno avanti, la squadra si riprenderà dal mondo, perché gli uomini ci sono, la società è una società che crede in Fabio. Sono convinto che le difficoltà che ci sono adesso possono essere superate con un paio di vittorie, che la Serie B è molto strana. Antonio Strongolo, il collega giornalista. Buonasera mister, io le faccio, mi ricollego alla domanda di chi mi ha preceduto, si parlava della rosa, io le dico, le chiedo, lei ha allenato in piazze di primissima fascia, dove ovviamente se si vince tutto va bene e si è portati sul carro dei vincitori, quando invece le cose non vanno altrettanto bene, soprattutto quando, come nel caso del Catanzaro, si viene da un paio di stagioni entusiasmanti soltanto sotto il profilo dei risultati quanto su quello del gioco, diventa tutto quanto più complicato. Quanto a suo avviso può incidere in un'ottica di pressione, sebbene per un allenatore navigato che comunque ha vinto e che ha fatto anche prima il calciatore, venire a Catanzaro dopo essere stato allenatore del Cosenza e dopo anni diciamo travagliati, e soprattutto alla luce dei risultati di quest'anno e dei risultati di chi lo ha preceduto? Sì, beh, un allenatore sa benissimo dove va e cosa fa. Sa benissimo che il Catanzaro è una piazza straordinaria, una piazza dove è stata anche in Serie A. Chiaro che viene da Cosenza, c'è un po' di rivalità, ma noi allenatori non è che ci pensiamo a questo, pensiamo a far bene nella squadra dove andiamo, perché crediamo nel lavoro, crediamo in quello che facciamo. È chiaro che un po' di difficoltà si può sapere, ma vengono superati piano piano. Io ho avuto delle difficoltà, però dietro sempre dei grandi una grande società dove nel momento di difficoltà erano lì presenti, mi cercavano di aiutare, e io piano piano sono venuto lo stesso, e qui sarà anche Fabio, perché una squadra, secondo me, è una squadra che può dire la sua. E ancora, io conoscendo la Serie B, mi creda, da dicembre si possa dire, vedere qualcosa, perché fino a dicembre si pensa a un campionato che sia tutto difficile, invece no, la condizione fisica deve essere ottimale. Io credo che, conoscendo come lavora, sono convinto che si riprenderà la grande. Fabio Migliaccio. Buonasera mister, Fabio Migliaccio, vorrei allargare un po' il discorso, le chiedo che cosa pensa lei del turnover, di come va gestito, però prima le voglio fare una domanda un po' per rinverdire un suo bel ricordo. Lei se la ricorda la partita del 3-1 l'anno della stella del Milan qui a Catanzaro? Sì, sì, me la ricordo. Ci racconta qualcosa di quella partita? Ma partita straordinaria. Noi eravamo ragazzi, eravamo pensierosi, ma eravamo spavaldi, sapevamo che l'idea era fondamentale per noi. Io ricordo che c'era un po' di vento, abbiamo sofferto un po' il vento, abbiamo sofferto un po' perché il Catanzaro è una squadra difficile da incontrare, una squadra che caratterialmente ti mette in grande difficoltà. Noi forse siamo stati anche fortunati con la qualità, sia io che Antonelli e Gianni Rivera abbiamo fatto delle cose, ma io mi ricordo, mi sembra che c'era anche Turro, che mi sembra, quella partita a parte del Catanzaro, l'ex Milan. C'era Claudio Ranieri anche. Non ci davano, abbiamo lottato fino alla fine perché non ci regalavano niente. Sì. Ma è anche giusto. E l'altra domanda era un po' su questo utilizzo del turnover, che è diventato necessario
per le tante partite e conseguenzialmente... Bravo, lei ha detto giusto, essendo una squadra una rosa buona, una rosa, è ovvio che l'allenatore ha il dovere di far giocare un po' tutti, perché d'altronde con tutte le partite che sono vicine è chiaro che il turnover, io come esperienza mia, il mio turnover è un giocatore, non 4-5 assolutamente. Perché devo dare continuità io quanto ero io, ma i tanti sono cambiati e io credo che è anche giusto fare il turnover. Come ho detto prima, in Catanzaro io ho molta fiducia perché ci sono persone che conosco, persone che secondo me sono in gamba, sono convinto che questo è un momento di difficoltà, ma sono convinto che viene superata con molta tranquillità. Le volevo chiedere solo un'ultima cosa, che rapporto ha con la cucina, mister? Sono scarsi. Da quello che mi risulta, le piace il tartufo bianco e gli stringozzi. Yeah. E stringozzi, sì, anche. Però il caffè lo so fare. Mister, speriamo di averla qualche altra volta prima della fine del campionato. La ringrazio, buona serata. Un saluto agli ospiti. Grazie a tutti. Allora, Mario, me li concedi 10 secondi? Siccome abbiamo parlato di quel Milan Catanzaro 1-3 e si parlava di giocatori, qualcuno l'abbiamo dimenticato. Fammi leggere 10 secondi le formazioni. Il Catanzaro era Mattolini, Sabatini, Ranieri, Turone, Groppi, Nicolini, Braglia, Orazi, Rossi, Improta, Palanca, allenatore Carlo Mazzone. Il Milan era Albertosi, Collovati, Maldera, De Vecchi, Morini, Baresi, Novellino, Bigon, Antonelli, Rivera e Buriani. L'allenatore era Nils Lidl. Siccome siamo depressi, almeno ci siamo concessi un attimo un tuffo nel passato, un tuffo verso i grandi uomini. Ritorneranno questi anni, Paolo? Ma abbiamo una società che è la nostra garanzia e quindi credo che se si programma bene, si fanno le scelte giuste, questa società sia la nostra garanzia, Mario. Tu? Concordo, è davvero forse l'aspetto che ci deve far sorridere è che noi abbiamo una società forte, una società convinta, una società che ha compreso come l'importanza della programmazione, che non lascia nulla al caso. Poi i momenti di difficoltà ci possono essere, bisogna però anche dimensionare tutte quante le problematiche. È un momento che passerà, bisogna cercare di evitare che lasci che più danni possibili. Bene, noi scusi, prima della... Al volo, telespettatori ci hanno preso gusto. Sunas ha raddoppiato a Crotone come Avellino e poi Chicco Patien ha fatto lo 0-3, quindi in questo momento... Crotone 0, Avellino 3 con doppietta di Sunas. Che impressione? È molto fluida. Ci sono squadre che in questo momento giocano bene, fanno un buon calcio, Pisa e Spezia su tutte e anche la Juve Stabia. Sono squadre un po' attardate che hanno problemi con i rispettivi allenatori, piazze importanti e come diceva prima mister Novellino a dicembre. Ma d'altronde l'abbiamo visto l'anno scorso, l'anno scorso dicembre ci sono state squadre che hanno investito tantissimo, hanno preso dei giocatori che non riuscivano a risalire. Esatto, però in questo momento è molto fluida. Noi non siamo in una buona posizione di classifica, questo lo dobbiamo dire. Antonio? Sì, la classifica in Serie B, io riprendo le parole del DS Polito, fai due vittorie e cambia completamente, fai due sconfitte, di contro ti trovi immischiato nella lotta per non retrocedere. Purtroppo dobbiamo fare pace col concetto che la stagione dell'anno scorso è terminata e quest'anno sarà una stagione da vivere in trincea. Vuoi per il fatto che comunque la B si è livellata, quindi non ci sono squadre che a mio avviso possono dire di aver già vinto il campionato o comunque papabili per la vittoria finale, e la cosa che ripeto io voglio sottolineare, non ci sono squadre cuscinetto, non è come l'anno scorso dove
Feral Pisalò e Lecco erano predestinati alla retrocessione dopo le prime 8 giornate perché avevano un punto per uno e il gioco latitava. La Carrarese è andata a vincere sul campo certo. di espressione, per cui è un campionato livellato, questo è un dato positivo sotto un certo aspetto, perché tutti si può vincere su tutti i campi, ma si può perdere anche contro chiunque. Fabio. Sì, sono d'accordo, però questo è un dato negativo per il Catanzaro, perché sì. purtroppo quest'anno il Catanzaro lotterà sicuramente per non retrocedere, quindi il fatto che non ci siano squadre, io non posso pensare che il Frosinone resti lì o ci resti la Sampdoria, quindi ci dobbiamo andare a cercare 4-5 squadre con cui lottare, non sarà facilissimo, quindi questo paradossalmente secondo me accorcia un po' i tempi per reagire. Ho notato però, e torniamo al discorso di cambio allenatore, che c'è anche in Serie A, dove ci sono pure delle stranezze in classifica, c'è un po' una maggiore meditazione sul cambio di allenatore, tante squadre pur messe male stanno attendendo, e ripeto, perché io non cambio opinione solo per la gara di ieri, io penso che bisogna dare almeno queste altre 2-3 settimane a Caserta. Lo avevo detto dall'inizio, cioè prima di Bari non si può tirare non si possono tirare le somme, quindi aspettiamo Bari e la gara successiva e poi si deciderà. Noi non possiamo aspettare perché incombe la seconda parte della nostra pubblicità. A voi regia. L'Università Magna Grecia di Catanzaro è un ateneo in costante crescita, tra i primi del Sud Italia. Scopri la nuova offerta formativa dell'Università Magna Grecia di Catanzaro per l'anno accademico 2024-2025. Tanti i corsi di laurea triennali e magistrali disponibili della Scuola di Medicina e Chirurgia, della Scuola di Farmacia e Nutraceutica e del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali. Scopri inoltre i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione e tutti i servizi offerti dall'Ateneo di Catanzaro. Università Magna Grecia di Catanzaro. Il tuo futuro è già qui. Iscrizioni aperte. Tutte le informazioni su www.unicz.it. La radiocronaca delle partite del Catanzaro Calcio nel campionato di Serie B in esclusiva su RTC Radio Catanzaro. Radio ufficiale dell'Unione Sportiva Catanzaro. Vivi le emozioni del campionato di Serie B e le gare del Catanzaro Calcio su RTC Radio Catanzaro. Dal 1976, la prima radio della città. Allora Fabio, come siamo? Messaggi? Messaggi praticamente secondo me è impossibile leggerli, ci provo perché ne sono arrivati veramente a decine, dammi un sintesi secondo. Sintesi della sintesi. Sì, sintesi, come si usava una volta sempre per tornare nelle... Allora, Marco Mercurio, secondo me Caserta è confuso totalmente, qualcun altro dice la questione pur nella sua attuale negatività è piuttosto semplice, aver abbandonato incompiuto un progetto per costruirne un altro. Torniamo naturalmente alla vecchia questione. Mi sono stancato, dice qualcuno, in particolare Natale Giaimo, personalmente ed in nome dei tantissimi tifosi giallorossi, di essere accusato di essere pregiudizialmente contro Caserta. Io ho cominciato a contestare Caserta solo nel prepartita di Salerno, quando ha messo in panchina Antonini e Basci, eccetera, eccetera. Non si può predicare pazienza. Francesco da Satriano dice: speriamo che Caserta ha capito che deve ritornare a un gioco che si avvicina allo scorso anno, non si può giocare in questo modo con tutti i torti che subiamo, senza stare a elencarli, sempre forza comunque Catanzaro. Francesco da Satriano. Le partite del Catanzaro in TV sono brutte, ma ieri dal vivo ancora di più. Abbiate pazienza, non c'è altro da fare che cambiare tecnico. Mi spiace, Carlo di Monza oggi a Cortale, quindi Carlo di Monza oggi si trova a Cortale. Buonasera, perché Brignola non gioca? Lo ha detto Polito in settimana. Di fatto Brignola era fuori dal progetto tecnico del Catanzaro, fa parte dei 18, quindi è rientrato in parte nel novero dei disponibili, però diceva Polito dovrà dimostrare di poter risalire nelle gerarchie. Io onestamente ci credo poco, penso che la storia sia già stata scritta. Credo sia ora di finirla con il vittimismo. Botteghini colpisce prima il pallone, Pittarello gli pesta il piede. Non era rigore, così come non c'era il fuorigioco sul vantaggio della Cremonese. Dispiace la fiducia a Caserta, era il momento giusto per cambiare. Alessandro
da Catanzaro. A proposito di Caserta, allora andiamo ad ascoltare cosa ha detto ieri in conferenza stampa proprio sulla partita e sulla prestazione della squadra. Io parto dal presupposto che non abbiamo disputato una buona gara, nel senso noi siamo partiti bene, eravamo molto aggressivi, siamo andati in vantaggio dopo abbiamo preso gol su un calcio d'angolo, dovevamo stare più attenti, poi nel secondo tempo non possiamo permetterci di prendere soprattutto il secondo gol su una ripartenza, su un calcio d'angolo nostro, poi la partita cambia tutto, cambia l'inizio della partita, cambia l'atmosfera, cambia che i ragazzi magari non sono più tranquilli nel cercare il fraseggio, cercare la via del gol, quindi cambia tutto, però dopo sono stati bravi i ragazzi a crederci fino alla fine, a non voler perdere, e poi come ha detto lei, potevamo anche vincerla, io sul calcio di rigore l'ho rivisto, non so perché, non è stato fischiato il calcio di rigore, non so se l'avete visto voi, però ormai per me era un calcio di rigore netto, però sono contento che i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, non volevano perdere, volevamo sicuramente vincere, dovevamo fare una prestazione diversa, però questa è come ho visto la partita. L'ho detto prima, non abbiamo fatto sicuramente una buona partita, i ragazzi lo sanno, non mi ha deluso la squadra, io capisco anche i ragazzi che nel momento di difficoltà, quando vanno sotto di 2-1, dove cerchi di recuperare la partita, dove c'è una squadra che si con 10 uomini sotto linea palla per ripartire, al di là delle assenze, poi le caratteristiche dei giocatori, anche Abusi ha giocato spesso, mancava magari un altro attaccante, ma giocavano sulle ripartenze, non mi ha deluso la squadra, la cosa che ho detto anche ai ragazzi a fine partita, che bisogna crescere nei momenti della gara. Come ho detto prima, all'inizio del secondo tempo non possiamo concedere all'avversario una ripartenza su un calcio piazzato nostro. Questa è una cosa non che mi ha deluso, che ho parlato con i ragazzi e è la prima volta che capita, quindi può succedere una lettura sbagliata da parte magari di Alessandro, doveva scappare insieme al portatore palla, poi potevamo scappare ancora di più e magari temporeggiare, siamo usciti male. E abbiamo preso una ripartenza, io non ho nulla da rimproverare ai ragazzi tranne il fatto che dobbiamo stare in partita fino alla fine, perché abbiamo visto anche noi, è vero potevamo prendere il 3-1, è vero non abbiamo fatto una buona gara, però pur vero che sul 2-2 potevamo anche vincerla, quindi le partite cambiano da un momento all'altro, noi dobbiamo stare in partita fino alla fine, non dobbiamo concedere niente all'avversario o che può concedere meno possibile. Anche paradossalmente poteva perdere, quindi diciamo che sul 2-1 poi c'è stato il 2-2 e poi l'arbitro ha fatto la sua. Sì, ma è una gara che poteva finire in tutti i modi, perché è stata una gara figlia di episodi. Cioè, a mio avviso è stata una partita molto brutta, con due squadre che hanno cercato di limitare l'avversario senza fondamentalmente creare gioco. Il Catanzaro ha provato perché era in casa, perché comunque il Modena aveva molti assenti, il Catanzaro aveva esigenze di dare una risposta all'ambiente e a se stesso, ha provato a vincerlo, ma fondamentalmente è stata una gara brutta. Le gare brutte si risolvono su episodi o su errori. È stato preso il 2-1 su una ripartenza, è stato fatto il 2-2 su un altro errore, in questo caso non ravvisato dalla terna arbitrale, dal VAR, insomma, che nel pressappochismo generale che c'è stato durante tutta la gara ha deciso di non andare nemmeno a rivedere l'episodio, poteva addirittura vincerlo. Ripeto, noi non siamo qui a mio avviso a fare il processo all'intenzione e alla singola gara, la gara può essere stata giocata meglio, peggio, si attendeva un modello differente, è una giornata no. Il tifoso catanzarese, e credo tutti quanti, ci attendevamo una risposta sul piano del gioco e delle idee che non è arrivata, e in considerazione della tipologia di avversario non irresistibile per le assenze, per la giornata e per quant'altro, è un qualcosa che lascia un attimo la mano in bocca e lascia perplessi. Detto ciò, si riparte con la giusta serenità, c'è 2 settimane per lavorare, è di tutta evidenza che va trovata una quadra, va trovata una formazione titolare e vanno risolti alcuni nodi. A proposito della settimana di riposo, c'era di sosta, anche noi lunedì prossimo non andremo in onda per la concomitanza delle gare delle nazionali italiane, quindi ci ritroveremo qui sempre di lunedì 21 e non lunedì prossimo 14. Allora,
Parliamo un po' di questo rigore che tanto ha fatto parlare anche tra i messaggi. Sì. Mi pare che il discorso è focalizzato proprio sul rigore. Il rigore su Pittarello c'era o non c'era? Qual è il tuo giudizio? C'era, il rigore c'era, aggancia il piede. E quindi secondo me era netto, un po', anche nelle riprese del VAR si vedeva bene questo intervento, quindi secondo me il rigore era netto. Posso dire brevemente una cosa sulle dichiarazioni di Caserta? Bisogna cercare di capire che cosa intende lui per positività, abbiamo fatto bene. Anche a Salerno abbiamo iniziato bene, no? Però il primo tiro in porta è arrivato dopo mezz'ora da parte di Situm. Certo. Quindi stabiliamo che cosa significa per il mister fare bene. Se questo fare bene significa anche essere pericolosi. Perché il Catanzaro... Penso che lui si riferisse all'approccio alla all'approccio, gara. Ho capito, ma voglio dire... Non serve a niente se non vai poi in ordine e concludi in azione, hai difficoltà, quindi, è nell'impostazione ed ecco, ritorniamo al discorso di prima, cerchiamo di capire che idea ha lui dentro di sé, di che cosa può dare la squadra sotto il profilo del gioco, come essere pericolosa nei confronti dell'avversario, perché noi abbiamo uno score di finalizzazione che è deficitario e questa è la cosa, per salvarti devi fare gol, per vincere le partite devi fare gol. Questa nostra è una squadra che, girando tutti gli interpreti, quando abbiamo vinto con la gara resa hanno fatto gol perché abbiamo giocato con 8 undicesimi dello scorso anno, Iemmelle e Biasci, dopodiché abbiamo chiuso le trasmissioni. Ed ecco perché bisogna cercare di capire che cosa ha in testa lui sotto il profilo della positività e del gioco. Sugli episodi, e veramente chiudo, sapevamo che il Modena sulle palline attive era molto forte. E lì mi sembra che non ci sia stata tanto un'opposizione, ha colpito di testa fra Pittarello e D'Alessandro, mentre sulla ripartenza che dice il mister non abbiamo visto delle coperture preventive e sul calcio d'angolo successivo abbiamo visto Situm che si girava da Caserta e appunto cercava indicazioni su come dovevano posizionarsi. Sono andati 5 contro 2 nostri giocatori. Secondo te, tra l'altro, l'inserimento di Sec poteva avvenire anche un po' prima, visto e considerato che non si riusciva ad arrivare sotto rete? Ieri non mi è piaciuta la formazione di partenza, non mi sono piaciute le sostituzioni, escluso l'entrata di Lamantia, e non mi sono piaciute neanche le sostituzioni per chi è uscito. Perché anche lì un po' la sensazione che non, le idee non erano chiarissime. Io purtroppo mi trincero dietro una mia convinzione. A me del gioco brillante o non brillante interessa fino a un certo punto. Quello che io vorrei vedere in una squadra, e lo dice Caserta, perché poi Caserta non riesce a non essere sincero, è la capacità di restare in partita. Ma restare in partita significa riuscire a gestirla. Perché tu ieri, il primo tempo, fino a quando non hai preso il gol, tutto sommato avevi giocato discretamente. Allora il problema qual è? Se una squadra gioca i primi 20 minuti, poi prende il gol, esce dalla partita, poi ne prende un altro e sparisce, certo, poi rientra gli ultimi 10 minuti, il problema è, ci vuole equilibrio tattico, equilibrio mentale. E poi quello che dico, al di là di quelli che sono i moduli, le squadre ormai secondo me si catalogano per la capacità di restare strette tra i reparti. Perché io faccio esempio, mi piace vedere tanto calcio, per esempio il Milan è un'altra squadra che per tanti versi mi ricorda il Catanzaro, nel senso ci sono dei momenti in cui sparisce. Allora vedi Leao che guarda la tribuna, Hernandez che si pulisce, si aggiusta i capelli e perdono le partite. Allora ormai il calcio è diventato, direi forse purtroppo, un'applicazione maniacale della posizione in campo. Non sono schemi, non sono moduli, ma la posizione in campo secondo me delle squadre è importantissima. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, sono Mirabelli. Buonasera. Sono Reggio Giocondo. Buonasera. Tanti saluti a Paolo che mi conosce, ci conosciamo, e signor Migliaccio.
Grazie. Io volevo dire la mia, perché io ogni volta, cioè non si può più andare allo stadio a vedere una squadra che non gioca a calcio. Ieri siamo stati ancora una volta pessimi, cioè non è una squadra veramente, sembra una terza categoria, sembra una squadra di terza categoria. Ma adesso io vorrei sapere una cosa. Il signor Casetta, dove è andato a finire Brignola? Uno. Dove è andato a finire? Ieri è scomparso pure Pagano. Dicono che è infortunato. Come è possibile e come non è possibile? Ok? Cioè, Volpe, un giocatore come Volpe, che è l'unico giocatore che salta l'uomo e tira in porta, dov'è? Non ha giocato più. Sono 29, sono 29 calciatori. Ho capito. Qualcuno sempre deve rimanere purtroppo fuori. Ne possono giocare 16 e basta. Ho capito che ne possono giocare 16. Allora ne prendi 16, ne prendi 17. Non di fare una squadra di un battaglione, un esercito. La squadra si fa con massimo 18 giocatori. Non consente. Perfetto, questa è la sua disamina, vediamo le cose, ne penso. E poi vi dico l'ultima, ieri è ridicolo prendere un gol sul calcio d'angolo, cioè il primo gliel'ha regalato il signor Antonini, ok, che non c'è più in campo, è scomparso, e il secondo sul calcio d'angolo, cioè è ridicolo. Prendere un gol di calcio d'angolo nostro a fare il contropiede. Questo l'abbiamo già detto all'inizio. Va bene, grazie. Okay. Grazie. Okay. Buona serata. Brevemente, 30 secondi. 30 secondi, rispondiamo. Sì, ma è chiaro che c'è qualcosa anche nei dettagli che non va. E che lo stesso Caserta lo ha detto, dobbiamo tanto da lavorare. Per cui lo studio dei dettagli diventa importante se, come è vero, le partite in questo momento si decidono sugli episodi. A proposito di episodi e di aspetti, Caserta ha parlato anche di un buon approccio, degli aspetti positivi della prima parte, io dico dei primi 15-20 minuti massimo. Vediamo cosa ha detto in particolare su questo argomento. Guardo il lato dell'aspetto positivo della squadra che ci ha creduto. Ho visto che è partita, come ho detto prima, è partita bene. Ha fatto il primo tempo, ha creato, ha cercato di fare gol dopo l'1-0. A mio avviso la squadra era corta, era sempre aggressiva. Poi prendi l'1-1 un po' per dire certezza. Il secondo tempo subito prende il 2-1. Sicuramente non abbiamo fatto, detto prima, non abbiamo fatto una buona gara. Però io penso che in tutte le cose c'è l'aspetto positivo, la voglia di non voler perdere. Alla fine la può pure vincere, poteva andare sotto il 3-1. C'è tanto da lavorare, da crescere da questo punto di vista. L'aspetto positivo, sì, la reazione. Che la squadra 30 secondi. Sì, all'inizio del primo tempo abbia approcciato bene, sì, però fondamentalmente, cioè, correggetemi se sbaglio, ma a parte l'Eurogol di Sidmo, noi abbiamo fatto a tiri in porta? No. Cioè, a me non sembra. Sicuramente eravamo più applicati, più aggressivi, c'era la voglia di vincere, la voglia di rivalsa, sicuramente si percepiva molto di più, ma fondamentalmente, se non fosse stato per l'Eurogol di Sidu, io altre azioni non ne ricordo. E questo alla fine si traduce in che cosa? È cambiato l'avversario, ma la musica è stata... Anche a Salerno non abbiamo fatto un tiro in porta. Sì, alla fine fondamentalmente però io su questo non sono d'accordo, perché tu hai segnato, certo. Hai fatto un bel gol. E bene o male la partita fino a quel momento la stavi gestendo tu. Non so se per eccessiva prudenza del Modena. E allora torniamo al mio discorso. Non puoi prendere gol invece sempre, torniamo un po' ai discorsi dell'anno scorso. Salvatore Tozzo, anticipo un discorso, dice: ma perché non mette un uomo sulla linea di porta sui calci d'angolo? Sembra banale, sembrano quegli schemi di una volta, ma tu prendi gol sempre in quel modo, perché l'hai preso anche con la Cremonese. Però Fabio, prima... E allora scusami, no, è finito. No, è il problema della fragilità di questa squadra, certo. Perché la partita si era messa per come volevi tu eri passato in vantaggio, stavi giocando 1-0, se avessi chiuso il primo tempo
per 1-0, secondo me la partita era diversa. Perché? Il problema è che sei fragile, perché alla prima occasione prendi gol, o su calcio piazzato, o su svarioni difensivi, o su contropiedi. Ma noi perché prendiamo gol su contropiedi dalla Cremonese quando stiamo pareggiando, o dal Modena su un calcio d'angolo nostro? Tu avevi due punti in più, non si cambiava niente, però intanto eri lì in mezzo, eri con più sereno, avevi le tue certezze. Il problema è proprio questo, la fragilità e il fatto di uscire dalla partita. Questo per la classifica del Catanzaro, per noi avere invece questa sera 10-15 minuti in più, se ce la concedono, ancora abbiamo tanti argomenti e tante rubriche da fare. E allora, secondo collegamento, questa volta in diretta Skype, e possiamo dire che è l'uomo dai record, è inutile, perché è l'unico dirigente, direttore del calcio italiano che è rimasto nel mondo del calcio per oltre 50 anni. E ha collaborato con circa 40-50 allenatori, dai nomi prestigiosi, voglio ricordare solo Chiricallo, Scala, Ferrari, Bigonno. 42 anni al servizio della regina, 10 anni nel Modena, transitando per Catanzaro, dove nella stagione 2005-2006 ha ricoperto il ruolo di segretario generale. Abbiamo il piacere di avere ospite questa sera, che io saluto fraternamente, direttore Franco Jacopino. Buonasera Franco. Buonasera, buonasera a voi, intanto ben trovato, so che sei stato poco bene, che ti sei ripreso, mi fa piacere. Beh, sono caduto pure io, sta cadendo, è caduto. Vedi qua, è caduto, è caduto. Cadiamo insieme, cadiamo tutti quanti, Franco. Tutti quanti, tutti saluto quanti. I vostri ospiti opinionisti bravissimi, volevo portare solo un pochino di entusiasmo in più. Io capisco un po' di delusione, mi rendo conto, siamo passati da un Catanzaro spumeggiante dello scorso anno a un Catanzaro che stenta. Vabbè, è chiaro, ma Catanzaro, per volere della società, dimentichiamo che presidente è una persona assolutamente affidabile, che ha portato a grandi successi. Ha potuto fare un cambiamento, diciamo, epocale, perché è cambiato lo staff tecnico, è cambiato lo staff dirigenziale, sportivo, eccetera. Quindi è necessario, come il bravo Lino dice, attenzione, il campionato di Serie B comincia a dicembre. E io mi accodo a lui per portare un po' di entusiasmo. Pensare che indubbiamente i problemi oggi ci sono, Fabio Caserta credo sarà in grado di risolvere lui stesso. C'è un, diciamo, evidente un problema, stanno mancando il ruolo di Emmello, che è il re dell'attacco, il carico da 90, manca quel pittore di Van de Punt, che è un certo gioco che portava a queste città. E ci abbiamo una condizione, credo, immagino, vedendo così la partita, le partite ultime, non ottimare di calciatori importantissimi, tipo Briganti, tipo Antonini, tipo soprattutto Pesiccioni, che erano quelli che davano veramente grande certo. E questo è piano piano una condizione che certamente verrà meglio man mano che passa il tempo. Caserta certamente potrà e sarà in grado di apportare gli obiettivi necessari. Non dico che vedremo il Catanzaro spumeggiante lo scorso anno, ma sicuramente un Catanzaro tenendo presente che c'ha dei buoni giocatori. È quello che ci auguriamo, Franco. Intanto, brevemente, tre domande breve con tre risposte altrettanto brevi. Cominciamo con l'avvocato, il nostro opinionista, Paolo Carnuccio. Buonasera direttore, mio zio Stefano Carnuccio, che è il compianto. Lei mi piglia dal cuore, Ecco, che lei ha conosciuto bene. Era veramente una persona squisitissima, un amico, un competente, compagno di un viaggio calcistico importante. Mi diceva sempre che i campionati
li vince la società, li vince proprio quella componente che non gioca. Tu puoi avere un allenatore bravissimo, puoi avere giocatori bravissimi, ma se non hai alle spalle una società che nei momenti di difficoltà prende le decisioni giuste, i campionati non se ne vincono. Questo mi diceva mio zio, questa è la domanda che faccio. È un saggio zio, perché non c'è dubbio che i palazzi si costruiscono la fondamenta. La fondamenta è una squadra di calcio, la società, non c'è dubbio. Quando il fondamento della società è fatto di cemento armato e ferro buono, si sale, quel palazzo viene abbastanza bello. Via. Collega Antonio Strongoli. Buonasera direttore. Buonasera a lei. Ha già risposto a moltissime delle domande che le avrei voluto fare nel suo incipit. Io, al di là del Catanzaro, le pongo, prima parlavamo in studio come ci sono alcune società, ad esempio la Sampdoria, che dopo 3 giornate ha esonerato l'allenatore sulla base del fatto che i risultati non fossero in linea con le aspettative. Ora io le chiedo, sulla scorta della sua esperienza, quante giornate dovrebbe legittimamente avere un allenatore, sebbene questo qua non sia andato scientifico, per poter dire che la cura o la veste che ha dato a una squadra non è idonea e per questo essere sostituito? Ma la risposta è nella considerazione che abbiamo fatto prima della società. Cioè, dire, è chiaro che i problemi della vignata, così si dice in Calabria, conosce chi può mescere questa vignata. È ovvio che chi è accanto all'allenatore, accanto ai calciatori, a contatto tra società, squadra, eccetera, ha anche questo compito di capire, di vedere. Io faccio un esempio, cioè dire, assurdo. Lei mi dice che dopo 3 giornate, giustamente, la Sampdoria ha cambiato. E io un anno, quando la regina è andata in Serie A, bene, è andata in Serie A, ha cambiato la storia a 6 giornate dalla fine, cioè dire, solo 6 giornate e cambiare allenatore con la squadra secondo classifica era facile, cioè c'era un punto di differenza, quindi siamo andati all'assurdo. Però visto la società, ha capito, cioè la società è, voglio dire, le componenti, io quando parlo di società comprendo tutti, perché ho sempre rispettato dal presidente il ruolo assolutamente di prestigio e di primaria importanza, ma a scalare tutti quanti fino al magazziniere, perché tutti quanti bisogna contribuire e sentire veramente accanto tutte le situazioni che possono portare a una risoluzione buona del problema. Scusa Franco, parlavi di magazziniere, ti volevo ricordare che tu hai fatto anche il magazziniere. Ma con grandissimo piacere da parte mia, e ho fatto grandissimo giubilo da parte dei calciatori, i quali mi hanno accolto con le solite battute: finalmente hai trovato il posto giusto, meno male, ecco, questo è il mestiere. Allora, veniva tutto veramente a una grande festa, che anche quello faceva parte del superamento. Certo. Allora, a chiudere Fabio Migliaccio, e poi ti toccano 2 domande, non vorrei essere al tuo posto, però. Ah no, ma non c'è problema, tu sai che io ormai non ho i capelli bianchi, non ce l'ho completamente, quindi la voglia. Allora, 30 secondi, Fabio Migliaccio. Direttore, buonasera. Io sono tra quelli che ritiene... Complimenti per le sue veramente considerazioni, validissime, l'avete fatto tutti perché siete delle persone squisite. Ma lei, al solito, da antico cuore giallorosso, cioè i problemi li guarda in maniera veramente particolare. Complimenti. Troppo buono, detto da lei, mi inorgoglisce questo complimento. Allora, dico la verità, sono diversamente giovane e posso dire solo la verità. Allora, direttore, le volevo dire questo. Io sono tra quelli che ritiene che prima di esonerare un allenatore bisogna pensarci su.
E allora gli dico, siccome le chiedo, siccome capisce bene che in questi momenti la piazza è un po' in subbuglio, se lei fosse il direttore del Catanzaro, cosa suggerirebbe a Noto di fare, ma in termini di comunicazione? Perché secondo me in questo momento la piazza avrebbe bisogno di qualche dichiarazione fatta da Noto, ma non estemporanea, ripresa magari da qualche testata, ma una presenza forse un po' più come dire, convincente del presidente Noto. Prima cosa mi accerterei attraverso i miei collaboratori la reale situazione che c'è dentro, è chiaro, mi pare evidente. E poi non c'è dubbio, in base a quelle che possono essere le risultanze di questo tipo di collaborazione, pigliare le decisioni. È chiaro che se Fabio Caserta riscuote la fiducia del direttore sportivo, riscuote la fiducia dei calciatori, allora il presidente credo che abbia il dovere, ma conviene che esca lo scoperto e dica: questi sono i problemi della società, e lo faccia in maniera tranquilla, serena, anche perché l'ingegnere Noto è la persona in grado di poter fare questo. È ovvio che se viceversa le risultanze di queste sue corrette indagini, tra virgolette, in seno alla squadra, in seno alla società, in seno ai collaboratori, arriva ad altre conclusioni, chiaramente altre determinazioni. Cioè, allora Franco, ancora nel ringraziarti per aver accettato cortesemente il nostro invito, come al solito, tu sei di casa ad RTC, quindi ti volevo dire, tu ora non vivi più sulla riviera di Ponente Ligure, ma ti sei trasferito a Reggio Calabria. Sono rientrato dopo 20 anni nel mio paesello, dove sono nato. Dove perfetto, perfetto. A parte il mio percorso principale. E fin qui ci siamo. E fin qui ci siamo. Ancora c'è qualche amico, va bene. A parte il fatto che gli amici io li ho lasciati dappertutto, perché penso di essere stato corretto e professionale con tutti. Io ti saluto, ti ringrazio per essere stato questa sera qui con noi a RTC. Ti auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie a voi dell'invito. Ciao, tante cose, ciao. Allora, brevemente, cerchiamo di metterci in contatto nuovamente telefonico con Alberto Scerbo, perché se la regia è pronta, possiamo subito partire con il pagellone di Fabio Migliaccio. Fabio, allora avere sempre Franco Jacopino è un piacere. Sì, è un piacere, perché si parla, io dico di pallone, non di calcio, di pallone, cioè quello che succede in campo e tutta la vita che c'è fuori, che è veramente il gusto di seguire questo sport. Io ho dovuto mettere un po' di pace in famiglia, perché sì, Adesso è considerato che quello che era successo. Allora, pagellone, la videata del pagellone e subito contatto telefonico con Alberto Scerbo. Fabio. Allora, Pigliacelli 5,5, non grosse colpe, forse sui gol, però non era il Pigliacelli delle altre giornate. La difesa con qualche distinguo, però Scognamillo 5,5, Antonini 5,5, Bonini in difficoltà 5. In mezzo al campo Petriccione arretto, continua a reggere nonostante le difficoltà. Pompetti sembrava un po' spaesato, 5,5. Uguale Cuzzupias, che è la nostra grafica, che colloca la nostra grafica in una posizione che forse per parte della gara non ha neanche tenuto, perché a volte ci siamo abbassati a 3. Scitum 6,5, il gol, ma poi il solito impegno ed equilibrio tattico. D'Alessandro qualche fiammata, ma poco più. L'attacco totalmente spuntato, 5 a Pittarello e 5 a Biasci. I subentrati, vediamo con la vediamo i subentrati, la seconda videata, eccola qua. Brighenti 6, Benino, Pontisso più o meno sulla falsariga di Pompetti, Compagnon non si è visto. La Mantia ha cambiato la partita, perché comunque ha segnato, ma ha dato anche un po' di qualità in attacco. Sec qualche spunto, ma è entrato tardi. Caserta 5, l'abbiamo detto ieri, forse è la peggiore gara del Catanzaro nell'anno.
Alberto, sei d'accordo? Sì, in linea di massima sì. In linea di massima sì, ti dico solo che avrei messo qualcosina in meno sia ad Antonini che a Cussupias, ti dico con molta sincerità. Antonini ha la responsabilità, un po' di responsabilità sul primo gol e anche sul secondo, il fatto che sì, per quanto come dire, tutta la squadra che era sbilanciata, ma insomma anche lì un po' c'è una responsabilità generale di tutto l'apparato, tra difesa, centrocampo e di Caserta poi in particolare, perché insomma sono stati veramente tutti fuori di zona. No, per il resto sono d'accordo. Quindi promosso, lo possiamo promuovere? Sì, vabbè, ma infatti è promosso sempre e poi anche i voti sono dimostrazione dell'amore che ha per questa squadra. Va sempre bene quello che fa. Bene, Alberto, allora noi ci rivedremo qui in studio, non lunedì prossimo, trovo lo spunto per ripetere, perché non andremo in onda per la concomitanza con le gare della Nazionale Italiana, ci rivedremo lunedì 21, va bene? Un abbraccio a tutti e al giorno 21. Grazie, grazie Alberto, e ciao, auguri, grazie. Auguri. Ciao, buon ciao, 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 ciao. Questa sera però sarà giudicato anche di un altro che di numeri se ne intende. Lo ricordiamo, fa le pagelle, può essere catanzaro.net, quindi rimettiamo per piacere, se è possibile. Allora, diamo un voto. No, lui può, è una bella cosa se Paolo dà i voti che ha dato lui su S.net. Sì, io... Brevemente. Sì, Pigliacelli mi sembra che abbia dato 6, sì. Scognamilla Antonini 6, Bonini 5,5 o 5. Petriccione 5,5, Pompetti 5,5, Situm 6,5, Cuzzupias 5,5, D'Alessandro mi sembra abbia messo 5,5, Pittarello 5,5, Biasci mi sembra abbia messo 5, quindi sono assolutamente in linea. Allora, prima di chiedere il parere ad Antonio, pregherei la regia di mandare la terza parte delle dichiarazioni di Fabio Caserta. Sul lavoro ancora che c'è da fare, approfittando anche della sosta, se prepariamo questo servizio. Allora, Antonio. Ma guarda, io mi trovo perfettamente in linea con i voti che hanno dato Fabio e Paolo. Io avrei forse messo un mezzo voto in più a Pittarello, che quantomeno per l'impegno, insomma, ha dimostrato di essere in partita. Poi al di là di quello che riuscite a fare, è un mezzo voto in meno a Biasci, che sicuramente non per colpa sua, però è completamente sparito dal campo, dal gioco, e, ripeto, non per colpa sua, però bisogna marcare la differenza tra un calciatore che comunque ha ricevuto 20 palloni e un calciatore. Biasci e Lamantia, volevo chiedere poi una cosa, però nel frattempo andiamo quello che ha detto sul lavoro ancora da fare il tecnico Fabio Caserta. Io credo che Catanzaro debba ancora lavorare tanto, perché c'è tanto da lavorare. Quando giochi contro una squadra come il Modena, quando ha la fortuna, la bravura di andare in vantaggio, per noi è diventato tutto più complicato. Secondo me noi dobbiamo essere più bravi e più lucidi, a non concedere sicuramente la ripartenza al secondo gol. Dobbiamo essere più lucidi perché il gol non lo possiamo anche fare gli ultimi 10 minuti. Prendere un gol in contropiede come il secondo gol poi ti cambia tutto, contro una squadra che fa della propria forza sicuramente la fase difensiva e poi le ripartenze. L'avevamo detto anche pre-partita che loro sono molto bravi sui calci piazzati. Paradossalmente hanno fatto gol su un calcio piazzato dove non siamo stati a mio avviso attenti, e su un calcio piazzato nostro abbiamo concesso il secondo gol. Poi diventa un'altra partita, come devono fare il terzo gol. Io sono sincero nel dire che non abbiamo fatto una buona partita, però vedo che la squadra ci ha creduto. Sicuramente c'è tanto da lavorare, perché a livello di gioco abbiamo fatto qualche passo indietro, siamo stati più volenterosi nel non voler perdere, volevamo vincere, però ripeto, quando poi le partite si mettono su un binario come si sono messe poi. Bene, resta l'ultima rubrica, pregherei la regia poi di preparare la videata sul top 3 RTC. Allora, Biasci e Lamantia,
proprio pochissimi secondi. Biasci ha bisogno di una struttura organizzata per poterlo far finalizzare. È abituato in una certa maniera, abituato a fraseggiare corto-basso, abituato ad andare in profondità e quindi bisogna anche costruire una manovra organizzata. La Mantia è quel tipo di giocatore che può essere, anzi sicuramente ci sarà utile, perché con la sua esperienza, con il senso del fiuto del gol, riuscirà sicuramente a segnare parecchi gol importanti. Antonio. Sì, per Biasci mi trovo perfettamente d'accordo con quanto detto da Paolo. La Mantia sì, perché è un giocatore pronto. Cioè, la Mantia è un giocatore che si può lanciare domani mattina e alla prossima gara è l'usato sicuro, perché è un giocatore di esperienza, sa come muoversi, è in grado di adattarsi sia alle difese avversarie sia che ai vari moduli di gioco. Biasci invece ha bisogno di una struttura organizzata, diversamente si rischia di perderlo. Fabio. Sì, Biasci speriamo che con Gemmello possa tornare ai livelli consoni. E io insisto, un centrocampo ben strutturato, adesso abbiamo Koulibaly, abbiamo Pontisso, si può fare anche un 4-3-3, non c'è bisogno del 3-5-2 che lascerebbe, come molti dicono, tanti esterni e tanti attaccanti comprati a casa. Il 4-3-3 permette di giocare con tre punte, con due esterni, può giocare con Pagnon, Biasci, Gemmello, si possono cambiare perché tanto ci sono 5 sostituzioni, quindi mi aspetto un Abbari, un Catanzaro meglio strutturato in campo. Bene, allora, Top 3 RTC 2024-2025, vi ricordo, è l'ottava edizione. I tre punti per Catanzaro Modena sono andati a Situmo, due punti alla Mantia, un punto a Petriccioli. Sì, Situmo lo dicevamo, al di là del gol, è quello che sembra possa dare equilibrio a questa squadra. Dall'altra parte c'è D'Alessandro secondo me deve crescere. La Mantia, un po' quello che diceva Polito in conferenza stampa, uno di quei giocatori, lo diceva Antonio, che può entrare a un quarto d'ora dalla fine ed è come se entrasse dall'inizio, perché secondo me c'ha fisicità ma anche qualità, perché ieri ha dimostrato in qualche sponda di avere qualità. Petriccione è una sorta di salvate il soldato Ryan, si barcamena lì in mezzo, non sbanda mai più del dovuto e quindi onore al merito. Per effetto di questo punteggio, di questi punteggi, vediamo qual è la classifica generale dopo 8 giornate. In testa Pigliacelli con 8 punti, a seguire Pittarello 6, Compagnon Scitomo 5, Biasci Pompetti Pontisso 3, Brighenti, La Mantia, Pagano, Petriccione, Volpe 2, un punto, Bonini, Iemmello e Tulippa. E andiamo, dopo la sosta, andiamo a vedere quali sono le partite in programma. Si giocherà fra 15 giorni la nona giornata d'andata. Queste le gare: Bari Catanzaro, Brescia Sassuolo, Carrarese Mantova, Cesena Sampdoria, Cittadella Cosenza, Juve Stabia Cremonese, Modena Palermo, Reggiana Frosinone, Salernitana Spezia, Sudo Tirol Pisa. Non c'è più tempo, pensiero finale di Antonio Strongo. Aspettiamo di vedere le evoluzioni a questo punto del Catanzaro nella gara contro il Bari, perché insomma una reazione bisogna necessariamente averla dopo 2 settimane di lavoro. Pensiero finale di Paolo Carluccio. Per la curva e per questo splendido stadio che più di tutti crede ancora, sostiene, sta a fianco della squadra e dà tanta serenità, come è giusto che sia, a tutto l'ambiente. Fabio Migliaccio. Sì, è stato importante ieri comunque accogliere i calciatori e incoraggiarli, perché adesso dovranno lavorare quasi 2 settimane e queste 2 settimane lavorando, sapendo che comunque dietro alle spalle hanno un pubblico che li sostiene indipendentemente dai risultati, sarà molto importante. Bene, abbiamo così concluso anche questa ottava puntata della nuova stagione agonistica di RTC Catanzaro Sport, vi ricordo 25esimo anno. Le repliche sul canale 78 di RTC Telecalabria, a partire da quelle di domani, come ci aiuta la grafica, alle ore 14 e alle ore 23, ricordandovi ancora che il programma potrà essere seguito sempre domani con l'inizio alle ore 21 sulla frequenza radiofonica di RTC Radio Catanzaro 88 e 500. Ringrazio Paolo Carluccio ed Antonio Strongoli per essere stati con noi. Grazie a te, Mario.
così come ringrazio il mio compagno di viaggio Fabio Migliaccio. Buonanotte, grazie a voi. Il nostro direttore di produzione Manuel Soluri, estendendo i ringraziamenti a tutti voi, gentili telespettatori, che avete avuto la bontà di seguirci e ai quali do appuntamento, se Dio vorrà, fra 2 settimane, precisamente lunedì 21 ottobre, alla ripresa del campionato, dopo la sosta, naturalmente, sempre con inizio alle ore 21 e sempre sul canale 78 di RTC. È davvero proprio tutto, buona serata e buon proseguimento con i programmi di RTC, la prima televisione in Calabria, l'unica di Catanzaro. Buona serata.